Un mare ricco di dentici, saraghi, grandi cernie. Tra gli scogli nuotano pesci di ogni forma e colore. Siamo all'estremità sud-orientale della Sardegna, dove le rocce di Capo Carbonara si spingono nel cuore del Tirreno. I pesci ci osservano curiosi, ma difficilmente si lasciano avvicinare. Per anni sono stati aggrediti dai pescatori e oggi sono diffidenti. Quelli che negli anni passati hanno frequentato queste acque spesso si dovevano limitare ad osservarli da lontano prima di vederli scomparire con un guizzo. I subacquei hanno sempre amato queste acque limpide e attraenti. Un universo tutto da esplorare. Un mondo magico e misterioso, coloratissimo, che da sempre ha attirato migliaia di appassionati. Le navi affondate durante l'ultima guerra sono da sempre state una delle attrazioni maggiori. Le lamiere sono abitate dalle cernie e spesso completamente colonizzate dalle gorgonie. Migliaia di piccoli pesci sembrano voler avvolgere i maestosi bastimenti. Il mondo sommerso di Capo Carbonara non è solo scogli e relitti, ma un universo complesso, costituito da ambienti naturali diversi. Per proteggere questa natura magnifica e delicata, è stata istituita l'area marina protetta. Qui ogni ambiente, anche la prateria di Posidonia, offre asilo ad una moltitudine di creature piccole e grandi. Proprio la protezione del Posidonieto è stato uno dei più grandi successi della riserva naturale. Sarà l'attenzione, l'amore e la passione dedicate alla protezione di ogni singolo ambiente, di ogni ecosistema, che decreterà il successo dell'area protetta. Anche le distese sabbiose, apparentemente povere di vita, ci sorprendono per la loro ricchezza e hanno bisogno di essere protette. Non è difficile ammirare le stelle marine che si muovono sul fondale sabbioso o gli anellidi e i ricci. Ma ci sono alcuni pesci che sono abilissimi a scomparire sotto la sabbia. Tanti anni sono passati dall'istituzione dell'area marina protetta di Capo Carbonara. I pesci sono diventati sempre più numerosi, ma non è tanto l'abbondanza che colpisce quanto la varietà. A perdita d'occhio ci sono pesci ovunque, saraghi in banchi, cernie, elegantissimi barracuda. Il fondale qui è un mondo che freme di vita. Thank you.
milioni di piccoli pesci di specie diverse si mescolano tra loro, osservati dai grandi predatori. Questo è stato il merito più grande dell'area marina protetta. Quello di aver ricreato un ambiente naturale integro, dove la catena alimentare si è ripristinata. I subacquei ora osservano questo mondo discretamente. Le regole del parco ne stimolano la fruizione. Sono poche le proibizioni e tutti possono godere di questa natura magnifica. Qui, oggi, l'uomo non è più un predatore ai vertici della catena alimentare. Sui fondali di Capo Carbonara è nato un nuovo rapporto tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e il mare, tra l'uomo e i pesci che lo popolano. Yeah.